praticamente quell'impresa ha avuto una disgrazia e da questa disgrazia lo Stato è andato e ha fatto il suo dovere con la lente di ingrandimento, verificando tutte le cose che non andavano. Io ritengo che se andiamo in tutte le aziende del paese, non solo quelle irpine, con la lente di ingrandimento, le dobbiamo chiudere tutte, a partire da quelle pubbliche. Andiamo a verificare le ASL, andiamo a verificare i tribunali, andiamo a verificare gli ospedali, andiamo a verificare le caserme, verifichiamo se queste imprese pubbliche hanno tutti in regola e tutte in norma, tutta a norma come prevedono i regolamenti italiani, gli assurdi regolamenti italiani. Certamente, io mi auguro che si possa risolvere subito questo problema. Quell'azienda deve riaprire, l'ingegnere Fantoni è una persona che stimo, un imprenditore che sta sul territorio da più di 30 anni, ha dato tantissimo a questo territorio con investimenti, con tantissime unità lavorative. Se tutte queste cose non vanno tenute nella dovuta considerazione, l'ingegnere Fantoni può pure pensare di chiudere lo stabilimento di Avellino e spostarlo in Slovenia tranquillamente, dove sarebbe molto più facilitato e avrebbe costi del personale molto più bassi.